censurato nonostante il brillante risultato la prova con Ladrano. Oggi probabilmente queste, diciamo, queste estimazioni sull'alzariga di domenica devono essere rafforzate. No, assolutamente, perché oggi abbiamo trovato una squadra organizzata e messa bene dietro. Non sapevamo che giocavano a 5 dietro e perciò avevamo delle difficoltà. Difficoltà soprattutto quando Mangiapane si tirava un po' indietro e lasciava di piedi da solo. Ci ho dovuto cambiare qualcosa, ma sai benissimo che quando devi mettere un altro attaccante come l'89, come che abbiamo noi, che, come Riccardo, devi fare sempre la doppia sostituzione. E sinceramente dopo un quarto d'ora non me la sentivo di fare la doppia sostituzione per cercare di cambiare il modulo. È sembrato però che il Lamezia abbia costantemente sofferto per tutto l'arco della partita e diciamo alla fine ha trovato un punto che praticamente oramai nessuno sa. Sì, sicuramente non meritavo di perdere, però è un punto guadagnato perché l'hai fatto livelli. Ha avuto un paio di palle importanti, un paio di parate ha fatto il portiere. Purtroppo è una partita che è stata difficile sotto tutti i punti di vista perché non avendo anche cosa là davanti abbiamo faticato. Che si sia trattato di un match sprecata alla luce anche degli altri risultati oppure tutt'altro ordinaria amministrazione? Quando recuperi il punto devi essere contento perché io personalmente non vado a guardare che cosa hanno fatto le altre squadre perché ancora neanche lo so, però ho visto la mia squadra che ha lottato fino alla fine, ha cercato arrivare all'intera posta, però ripeto, abbiamo trovato una buona squadra nei momenti topici, nei momenti delicati dove si poteva andare dentro in certe occasioni o si sbagliava lo stop o si sbagliava l'ultimo passaggio e purtroppo questo fa parte della categoria e delle situazioni negative che ci sono. Lei solitamente mantiene il self control, però alla fine l'abbiamo visto diciamo dirigersi dritto verso l'arbitro per fare delle esternazioni delle sue considerazioni. Lo sappiamo, questi domenica scorsa hanno perso in casa 2-0, oggi hanno dato la vita qui a Lamezia, sì, col cambio allenatore c'è stimoli nuovi, perciò sicuramente anche per questo. E poi l'arbitro deve ammonire di nuovo il numero 6 e non l'ha fatto perché c'è un fallo intenzionale, ho chiarito solamente quello. Lui è stato titubante, ci sono stati i miei giocatori che sono andati a protestare e non è riuscito a buttarlo fuori perché siamo sullo 0-0, con un minuto è anche più facile per noi giocare a calcio. I giocatori hanno seguito alla lettera le sue disposizioni? Sì, sicuramente, per quello sono contentissimo perché effettivamente che non si sono risparmiati pur cambiando più di una volta il modulo perché ripeto quando c'hai un 91 come Chirico che può fare solo l'esterno e non fare qualche altro ruolo devi fare veramente la doppia sostituzione, perciò è stato solamente questi particolari che dopo ti fanno la differenza nella squadra. Mister, non ha pensato al cambio Lattanzio-Catania? Lattanzio-Catania? Visto che c'era già Clasadonte con 89. Se esce un 89 deve entrare un altro 89 per quanto mi riguarda. Non esce Catania che un over entra Lattanzio? Assolutamente, avendo di over fra panchina e chi va in campo non vado a fare una sostituzione con un under, non esiste. Forse magari giocare... Il problema è che Catania è l'unico che ti attacca la fascia, è l'unico che ti dà la profondità, però con una difesa schierata a 5, quando non c'hai quella forza d'urto là davanti diventa problematico, lo sappiamo questo. Mi riferiva proprio a quello, perché visto che ha giocato bene Catania su quella fascia. L'abbiamo visto la prima giornata che sono arrivato io, che è uno che ci ha corsa, uno che arriva e mette la palla, però sapendo che abbiamo una punta e mezzo, perché Mangiapane non è una punta ma è un trequartista, una seconda punta, è una cosa normalissima, allora col 4-4-2 se gli esterni non attaccano la fascia diventa problematico, non hai sviluppo. Gordiano ha avuto qualche problemino durante la settimana, ma niente di particolare. Ho fatto delle scelte perché, ripeto, giocando con 5 under ho rischiato di mettere Clasadonte in mezzo, però abbiamo visto che il ragazzo, pur essendo uno che già ha fatto categoria superiore, però ha difficoltà nell'essere veloci quando si trova una squadra chiusa come quella del Sapri. Cosa ancora è fermo, è box, speriamo di questa settimana che si allena con noi, così abbiamo un'altra alternativa in più. Ecco, ma questo pareggio in casa, la vigilia della trasferta sul campo della capolista Trapani, quanto può incidere? Certamente non fa molto piacere. Ma forse incide di più che il Trapani ha perso Castavilla e che noi abbiamo recuperato una partita del genere, perché sinceramente, ripeto, io non posso rimproverare niente alla squadra, perché
hanno avuto nei momenti di lucidità delle buone trame di gioco. Purtroppo sai benissimo che avendo gli under e non c'hai una grossa qualità, quando tu vuoi impostare l'azione hai difficoltà, solamente quello, perché non fai 5-6 passaggi di fila, ma il passaggio filtrante, il passaggio gol, e dopo se non lo fa Mangiapane, lo fa un grande, l'under non ha le qualità ancora per fare una cosa del genere. Mister, quanto è preoccupante questo rallentamento del volume di marcia nelle ultime 4-5 giornate a livello di punti? Ma è preoccupante, è un campionato livellato, ce la giocheremo fino alla fine, perché noi come tutti dicono siamo una corazzata, ma nella realtà nel campo non ha dimostrato che possiamo fare 3-0 con tutti, perché chi viene qua viene a giocarsi la partita, si difendono, ripartono e hai difficoltà come avete visto voi. Però non, fino all'ultimo saremo lì e ce la giocheremo fino all'ultimo. Bravo il Sapri oggi, mister. Oggi hanno fatto una buona partita, gente che magari non aveva giocato da tanto tempo, come Garufi, come i due ragazzi dietro, hanno fatto tutti fisicamente molto, molto prestanti, perciò noi abbiamo fatto degli errori, ma anche loro hanno fatto una buona partita. Magari giocando a tre dietro dall'inizio, mister, con Mangiapane trequartista. Io il calcio non me lo posso inventare, Se sono abituato a giocare a 4 non posso fare, anzi oggi già ho cambiato più di una volta le situazioni, ho fatto la doppia sostituzione a 20 minuti dalla fine, 25 minuti dalla fine, e avevo già esaurito tutte e tre le sostituzioni, perciò è stato un rischio che alla fine ci ha ripagato di tutti gli sforzi che abbiamo fatto. Adesso c'è questo scontro diretto proprio a Trapani. Sì, ma non si decide né a Trapani, dobbiamo andare con la mentalità giusta, perché abbiamo le caratteristiche anche per fare il risultato pieno fuori casa, però non è che dici il campionato a Trapani oppure la settimana successiva a Castroville, assolutamente. L'altra volta ho parlato di squadra, la sua squadra che aveva paura, ha avuto paura nella partita precedente, adesso contro Ladrano? Oggi il timore, quella gente che magari si nascondeva dietro l'avversario e non voleva fare, non l'ho visto assolutamente, ho visto che hanno lottato, hanno cercato di impostare il gioco, però ripeto, con le qualità e con le caratteristiche che ci abbiamo.